È un evento importante perché l'anniversario della DIA è l'anniversario di un'azione che noi abbiamo svolto in questi anni di grande coordinamento tra tutte le forze di polizia. Quindi direi che è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per nuovi traguardi importanti in tema di criminalità organizzata, soprattutto se consideriamo delle grandissime risorse che sono arrivate col PNRR, quindi davvero ci potrà essere un grande impegno da parte di un organismo così che definirei un'eccellenza. La DIA rappresenta una struttura organizzativa di particolare impegno, rappresenta l'impegno delle donne e degli uomini delle forze di polizia su un versante che oggi come mai è di particolare rilevanza. Se noi consideriamo le rilevantissime risorse che stanno arrivando, quelle arrivate che arriveranno del PNRR, lo diceva anche il Presidente Zingaretti, c'è bisogno di un'attenzione particolare, c'è bisogno di una sinergia tra le istituzioni perché le mafie si adattano molto facilmente a quelle che sono le nuove misure che necessariamente vengono poste, portate avanti e le mafie in quello sono particolarmente attive. Poi se noi pensiamo anche all'attività che fa, come diceva il direttore Vallone, l'Agenzia dei Beni Confiscati, il riutilizzo e riuso di questi beni sottratti alla mafia, perché non dimentichiamo che la DIA è nata su intuizione di Giovanni Falcone. Io ho visto prima il presidente Grasso, che saluto, e non vedo qui il segretario del Partito Liberale, non ho ancora visto, quindi lo saluto e lo ringrazio sempre. Ieri eravamo per esempio a Foggia insieme perché quando si lavora insieme, ognuno per il proprio ambito, ma bisogna dare sempre un segnale della squadra Stato. Ecco, io sempre quello dico, la squadra Stato è sempre vincente rispetto a tutto il resto. Perché quando si uniscono le forze di polizia, tutte le istituzioni sane della società, la magistratura e tutti insieme noi lavoriamo per un unico fine, perché il nostro paese sia libero da ricatti delinquenziali su cui noi assolutamente dobbiamo operare insieme.